Pipi amiche, bentornati nella mia discarica. Oggi siamo qui finalmente con un nuovo episodio del Professor Layton e il richiamo dello spettro. Vediamo subito dove eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti? Mentre il nostro eroe indaga a Nord Delhi, scende la notte e una fitta nebbia avvolge la città. I tre decidono di tornare all'hotel per prendere posizione e attendere lo spettro. Quindi dobbiamo aspettare che arrivi questo maledetto spettro. Torna all'hotel. Che nebbiona, ma siamo a Milano? Dov'è l'hotel? Ah, di qua. Mi ero già perso. Allora, vieni qua. Che è successo? Professore, guardi laggiù. C'è qualcuno che non è stato ancora evacuato. Che ci fai qua? Pensavo che se ne fossero andati tutti. Non c'era un ordine di evacuazione? Signor Brown, lo spettro sarà qui a momenti. È troppo pericoloso, deve fuggire. Assolutamente no. Io non mi muovo neanche di un millimetro. Stavo raccogliendo gli averi di famiglia e quell'impertinente di mio figlio mi ha dato del codardo. Cosa diamine intendeva? Finché non torna a implorare il mio perdono, non me ne vado. Muori. Non c'è tempo per le liti familiari. Deve trovare riparo, signore. Non può impedire allo spettro di distruggere il suo negozio e nessuno vuole che resti ferito. Pretendi forse di darmi degli ordini, acciughina? Vediamo se riesci a risolvere questo enigma. Acciughina. Se ce la farai, potrei seguire il tuo consiglio, ma solo a questa condizione. Vabbè, muori qua. Numeri della nebbia. Oh mamma. Allora, la nebbia impedisce la lettura di questo cartello. La gente del luogo non ha memorizzato l'intera sequenza di numeri, ma ricorda che i numeri da 1 a 9 appaiono una sola volta. Il 5 è tra due numeri più grandi, il 3 è tra due numeri più piccoli, il 7 è tra due numeri più grandi, il primo numero è 9 e l'ultimo è 1. Usa l'indizio e mettere i numeri nell'ordine corretto. Quindi, primo numero è 9, l'ultimo ha detto che è 1. Tutti compaiono una sola volta. Allora, il 5 è tra due numeri più grandi. Il 3 è tra due numeri più piccoli. Il 7 è tra due numeri più grandi. Quindi il 7 deve essere per forza accanto al 9. Perché l'unico due numeri più grandi sono 8 e 9. Quindi direi che va bene così. A questo punto ci possiamo mettere il 5, che è sempre tra due numeri più grandi. Devono essere per forza 8 e 6. Però il 3 è tra due numeri più piccoli, ha detto. Quindi deve stare qua. Così, e qui va il 4. Penso non faccia una piega. Te l'ho detto io. Mi sono stupito io stesso del mio ragionamento, ok? Non pensavo ci fosse un ragionamento che io potessi fare. Va bene. Hai trovato la soluzione? Non ci credo. Ha promesso, signore. È ora di raggiungere una zona sicura della città. Oh, va bene, non voglio farlo, ma una promessa è una promessa. Ma io non ho paura di nessuno spettro, non sto fuggendo, chiaro? Sì. Ad ogni modo... No, stavo parlando ancora come il vecchio. Ad ogni modo, sembra che gli abitanti abbiano evacuato l'area senza problemi. Torniamo all'hotel. Ok. Eccoci qua. Bene, eccoci qui. Entriamo nell'hotel prima che appaia lo spettro. Che cosa c'è, Luke? Vi rendete conto che lo spettro sta cercando di distruggere la città, vero? Potrebbe anche distruggere questo hotel. Che bella iniezione di fiducia. Un attimo, Luke. Non sarà un'altra delle tue premonizioni? Beh... Preferisci tornare a casa, Luke? No, se tornassi a casa adesso mio padre si arrabbierebbe. Luke, sei qui perché vuoi vedere lo spettro, giusto? Proprio così. Sono la persona che può prevederne l'apparizione, quindi devo essere presente. Infatti, quindi non ti agitare. Ti proteggerò qualsiasi cosa accada, lo prometto. Padre dell'anno. Davvero? Grazie, signor Layton. E proteggerà anche me, non è vero, professore? No. Ah, ma certo, ora entriamo. Ma certo, non ti preoccupare, carissima. Fra l'umbriacone. Ok, andiamo in stanza. Allora, Luke, cosa ne pensi? Vedi qualcosa? No, niente. Piccolo. Fa
Faccio ancora molta fatica a credere a tutto questo. Sembra la trama di un racconto dell'orrore. Ma questa è la scena che abbiamo visto all'inizio. Beh, lo scopriremo presto. Un ragazzino che prevede le apparizioni dello spettro. Stai zitta, donna! E adesso? Voglio dire, cosa facciamo se non si fa vedere? Che cosa potrà mai essere? Si direbbe... sembra una musica. È il flauto magico! È arrivato lo spettro, maledizione! Alla finestra, facciamoci catturare! Bello! Accapocciate l'ha presa, ma chi sei? È Plankton gigante! Ah no, questa mi sa l'ho già detto all'inizio. Oi mamma! No, Luke, non fare così però, porca miseria! Andiamo! No, non potete! È pericoloso! Amore, che carino! Di nuovo quella melodia! Luke, ascolta. Dobbiamo mostrare sangue freddo in momenti simili. Capisci cosa intendo? Scopriremo la verità soltanto restando calmi e agendo razionalmente. Agisci razionalmente tu come un mostro resta portato. Parrei dell'anno comunque, non smetto mai di ripeterlo. Wow, non ho mai visto una nebbia tanto fitta, neanche a Londra, tantomeno a Milano. Significa che lo spettro deve essere ancora nei dintorni, teniamo gli occhi aperti. Luke, andrà tutto bene, ho promesso di proteggerti, no? Sì, immagino di sì. Non si può vincere la paura cercando di sfuggirle. E ti devi considerare fortunato, poiché hai degli amici con te che ti aiuteranno a superare la tua paura. Amore, deve essere così. Anch'io sono spaventato, ma non possiamo lasciare che ciò ci ostacoli. Ora vediamo che aspetto a questo spettro. L'aspetto dello spettro, lo spettro. E... stava percorrendo Greteli Street, presto! Ok. Raggiungiamo questo spettro, lo prendiamo da dietro, gli facciamo lo sgambettone e lo spappoliamo. Professore, abbiamo perso lo spettro! Strano, la nebbia è ancora molto fitta, ma dovremmo riuscire a scorgere una cosa così grossa. Forse si è attuffato nel canale. Eh? E quello cos'è? Che succede, Emmy? Niente, grazie, tutto ok. Che cos'è? Si è nascosto. Professore, c'è qualcosa che brilla laggiù. Non vedo niente con questa nebbia, ma ho una brutta sensazione. Questo suono... è un flauto! Ma da dove proviene? Sembra essere vicino, ma non ne sono sicura. Non vedo nessuno. Riesco ancora a udire il flauto. Dobbiamo seguirlo, forza! Mi pare che venga da... da là, dal parco! Sbrighiamoci, non possiamo lasciarci sfuggire alcun indizio. Andiamo subito al parco. Dov'è il parco? Dove devo andare? Maledizione, dove devo andare? Datemi una freccia, per favore. E io mica lo so dov'è il parco. Anche lui potrebbe aver udito la musica. Chiediamoglielo. Va bene. Il suono di un flauto? Forse ne so qualcosa. Chi lo chiede? Ah, giusto, lei. Ho sentito una melodia proveniente da uno strumento a fiato, ma non saprei dire se fosse un flauto. Una musica c'era, per forza quello. Grazie per la sua precisione. Saprebbe indicarmi da che direzione veniva, per caso? Era forte, quindi doveva essere vicino, ma c'era anche una specie di eco, quindi è difficile giudicare. Un eco? Sì, sembrava essere ovunque. Mi ha piuttosto turbato, se devo dire la verità. Ecco di nuovo la musica, viene da laggiù. Ah no, un attimo, da lassù, credo. Come credi? È proprio come ha detto Ugo, c'è uno strano eco che rende difficile individuare l'origine della melodia. Porca miseria. Il flauto dello spettro, ha un suono davvero strano.
Forse stasera scopriremo da dove proviene la musica. Seguiamola. Quindi ve ne andrete tranquillamente a spasso mentre lo spettro si aggira per la città? Siete matti? Sì. Decisamente sì. Pensavo che la musica provenisse da qua giù, ma ora non ne sono più così sicuro. Il flauto dello spettro! Deve essere il flauto dello spettro! Il flauto dello spettro? Dice un po'. Ha a che fare con la leggenda dello spettro. Secoli fa gli abitanti usavano un flauto per invocare uno spettro che li proteggesse dai nemici. Quindi se lo spettro segue la volontà della persona che suona il flauto... Significa che qualcuno sta tentando di distruggere i mistelleri. Porca miseria, chi è sto pazzo? E questo è ciò che intendevi quando hai detto che il mondo stava per finire? Sì, lo dice la leggenda. Se lo spettro verrà usato per scopi impuri, scatenerà la sua furia sull'umanità. Distruggerà qualsiasi cosa incontri sul suo cammino, creando il proprio paradiso. Grazie di avercelo raccontato, per questo eri terrorizzato. Ma certo che era per questo, lo spettro vuole devastare tutto. Porca miseria. Beh sì, cioè, è questo che fanno i mostri, no? C'è qualcosa di buffo in tutta questa storia. Buffo non è esattamente la parola adatta, hai visto anche tu lo spettro, Emmy? So cosa ho visto, ma non significa che io creda che sia uno spettro di cui parla una leggenda. Tutto ciò che sappiamo ora è che c'è, oltre ogni ragionevole dubbio, uno spettro a mistelleri. Sì, c'è decisamente un qualcosa di molto grosso e molto arrabbiato che mette a fare fuoco la città. È lo spettro, perché non mi credete? Luke, ho creduto alla tua lettera quando sono venuto qui. E ti ho creduto quando hai detto che lo spettro sarebbe apparso. Allora, adesso mi crede. Abbiamo visto tutti lo spettro, ma ora dobbiamo scoprire la reale origine. È un vero e proprio enigma e dobbiamo esaminare ogni dettaglio prima di trarre delle conclusioni. Va bene, papà. Ma lo spettro l'abbiamo perso. Cosa dovremmo fare? Aspettare che torni? Assolutamente no. Riflettiamo su ciò che sappiamo. Al momento abbiamo numerosi indizi davanti ai nostri occhi che riguardano la vera natura dello spettro. Ah sì? Certo, Luke. Glielo dica, professore. Fa finta di saperlo e poi lo fa dire a lui. Beh, qualcuno di voi ha visto i piedi dello spettro? Io no. Sembra che prediliga celarsi nell'acqua. I canali? Precisamente. Inoltre non ha lasciato alcuna impronta per terra nonostante la sua stazza. E le strade che ha percorso in città sono ora inondate d'acqua. Questo particolare mi era sfuggito. E poi c'è la questione di quel suono. Sì, pensa che si trattasse del flauto dello spettro? No, un altro suono. Quando lo spettro è apparso, ho udito distintamente un grugnito, un ringhio. Grugnito? Ringhio? Proprio così. Ma non sono ancora pronta a formulare una teoria su ciò che abbiamo visto o sentito. Ci servono altre informazioni e l'indizio più importante nelle nostre mani è quella melodia. Ho sentito parlare di un antico flauto che tempo fa è stato messo all'asta al mercato nero. E quindi? Pensi che sia il flauto dello spettro? Forse. Credo che dovremmo fidarci dell'istinto di Luke. È ora di far visita al mercato nero. No! Ma è illegale! È la pista migliore a nostra disposizione. No, ti arrestano! Ora però sta facendo tardi. Torniamo all'hotel e domattina potremo continuare a mente fresca. Capitolo 4. Un avversario sfuggente. Iniziamo il 4 perché l'altra volta avevo finito a metà del 3. Forza, mi sei pronta? Dobbiamo andare! Aspetta, cosa? Adesso? Di già! Luke, mai mettere fretta a una signora, non si addice a un gentiluomo. Mentre aspettiamo possiamo discutere i nostri piani per oggi. Il flauto dello spettro. Sì, la scorsa notte ci hai parlato di un antico flauto che sarebbe stato venduto al mercato nero. L'ho sentito dire da Beth. Dove si trova questo mercato nero? Ah, Emmy, wow, sei stata rapidissima. Una signora non fa mai attendere un gentiluomo. Allora, dov'è il mercato nero? Non lo dirò. A dire il vero io non lo so. Ne ho sentito parlare ma non ci sono mai stato. Meno male. Capisco, beh, non mi aspettavo davvero che tu sapessi dove si trova il mercato nero, Luke. E l'altro mercato? Quale altro mercato? Sai, il mercato normale, quello so dov'è. Beh, sarebbe perfetto se volessimo comprare delle carote, ma il mercato nero è tutt'altra cosa. Non possiamo esserne certi, Emmy. Inoltre un mercato è il luogo ideale per raccogliere informazione. Forse scopriremo qualcosa di utile. Penso che sia la cosa migliore da fare. Andiamo a esplorare il mercato. Ok, abbiamo 3 enigmi inviati a Oscar. Va bene, andiamo al mercato. Andiamo al mercatons. No, sono rientrato in stanza per sbaglio. Ops. Giorno, dormito bene? Sì, grazie, ottimamente. La nuova stanza che ci ha dato è molto comoda, la ringrazio ancora. Di nulla, sono felice che ve la siate cavata senza un graffio. Se si fosse saputo che dei turisti sono stati feriti in una delle mie stanze, sarei stato rovinato. Già, una bella seccatura.
Allora, quali angolini caratteristici della città intendete visitare oggi? Vorremmo andare al mercato. Il mercato? Ottima idea, hanno tutto lì, frutta, pesce, ceramiche e cose del genere. È appena ovest di Grand Bridge, ma sono sicuro che l'avrete già letto nella vostra guida. Attraversate il ponte sospeso e siete arrivati, ma fate attenzione, è piuttosto traballante. Grazie per il suo aiuto, Joe. Beh, Emmy, Luke, siete pronti? Come no? Pronti a cadere di sotto. Cosa c'è, professore? Ho come l'impressione che qualcuno ci stia seguendo, ma potrei essermelo immaginato, forse. Ma come qualcuno che ci segue? È lui, è lui! Ma ci aggiunge di nuovo il tipo della barca, impazzisco. Ah no, c'è Finch. Chip ciao, e là Luke, da quanto? Ma che vuoi? Luke, Chip Chip, che bello vederti. Ciao, Finch! È un tuo amico, Luke. Sì, giocavamo sempre insieme. Però adesso che siamo cresciuti non vieni più a giocare con me. A proposito, non te ne sarai chiuso in casa come al solito? Stai facendo una commissione? Luke si è gentilmente offerto di accompagnarci al mercato. Il mercato è pieno di figli di operai, quelli che lavorano alla fabbrica. C'è una fabbrica, Miss Tellery? Sì, nella zona orientale della città, ma adesso cade a pezzi. Visitatela se vi incuriosisce. Tutti gli operai hanno perso il lavoro e ora i loro figli affollano il mercato. Fai attenzione, Luke. Ricco come sei, saresti il bersaglio ideale per la loro invidia. Vabbè, stai calmo. Ehi, in memoria dei vecchi tempi, perché non provi a risolvere questo enigma che ho inventato? Gli enigmi ti sono sempre piaciuti, Luke. Riesci a risolvere questo? Sì, ma devi stare calmo. Quanti anni ha? Oh mio Dio. No, no, no. Sa che chiudiamo qua. No, dai, scherzo, ci proviamo. Un'amica ti ha scritto una lettera. Nostra figlia Lara è nata a marzo dello scorso anno. Moltiplicando la sua età per quella di sua sorella maggiore Elsa e di suo fratello Aldo, il risultato che si ottiene è 36. Sommando le loro età, il risultato è invece 13. Stiamo tutti bene e siamo al settimo cielo. La lettera è stata scritta il 25 aprile. Che età hanno i figli della tua amica? Lara è nata a marzo dello scorso anno, quindi ha già un anno. Moltiplicando la sua età per quella sorella maggiore Elsa e suo fratello Aldo, il risultato che si ottiene è 36. Sommando le loro età, il risultato è invece di 13. Mi viene da pensare che abbiano entrambi 6 anni, Aldo e Elsa. 6 per 1, 6 per 6, 36. E 6 più 6, 12, 1, 13. Io provo 6 e 6. Aldo 6, Elsa 6 e Lara 1. Oh, incredibile, al primo colpo, dai! Quelli con l'età mi spaventano sempre. Inizio a impazzire mentre poi magari la soluzione ce l'ho. Va bene, andiamo a sto maledetto mercato prima ci fermi qualcun altro. Il mercato è dall'altra parte del ponte sospeso. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è in vendita. Il mercato nero deve essere nascosto, qui mi sembra tutto normale. Chiediamo in giro. Sì, così ci facciamo arrestare. Un enigmos. Buongiorno, oggi abbiamo frutta fresca e deliziosa e a prezzi modici. Dimmi, per caso sai qualcosa del mercato nero? Cosa? Ho sentito delle storie, ma ci vanno solo persone molto ricche o molto stupide. Cerchiamo un oggetto in particolare. Ci sarebbe di grande aiuto se potessi dirci qualcosa. Beh, non vedo perché non dovrei, ma ho una condizione, devo risolvere questo enigma. Va bene, tanto ormai. Amici per la frutta! Oh mio Dio. Oddio, quattro amici si danno appuntamento in città, ognuno munito della sua frutta preferita. Per primo ne arriva uno che porta con sé dell'uva, seguito da uno con delle banane. Entrambi posano la propria frutta per terra. Poco dopo giunge il terzo amico con in mano un pompelmo, mentre il quarto si presenta con un'anguria. Anch'essi posano la propria frutta per terra, ma un attimo dopo corrono via all'impazzata. Dove si sono incontrati i quattro? Corrono via all'impazzata. Dove sono incontrati? Ah, corrono via forse perché sono scivolati sulla. Che sono scivolati sulla discesa? Però non saprei a questo punto se indicare A o B. Forse B. Certi enigmi richiedono coraggio. Oh, vabbè, pazzi. Pazzissimi. Il melone. Il melone? Chi c'aveva il melone? Vabbè. Essendo rotondi, hanno preso a rotolare giù per la collina non appena arrivati posati per terra. I rispettivi proprietari sono perciò messi a correre per recuperare la frutta. Questa cosa è delirante. Professore, nessuno sembra sapere dove si trova il mercato nero. Come facciamo?
Emmy, forse dovremmo rivedere la nostra tecnica investigativa. Inizio a sospettare che l'entrata del mercato nero sia nascosta. Allora come la troveremo? Qualcuno deve sapere qualcosa, sono certo che esiste. Beh, possiamo continuare a chiedere in giro. La strada prosegue in altre direzioni. Diamo un'occhiata. Va bene, direi possiamo fermarci qui. Quindi la prossima volta ci finiamo il capitolo, che l'ultima volta comunque l'abbiamo interrotto prima della fine, quindi la prossima volta arriviamo a conclusione a prescindere da quanto tempo ci mettiamo, perché sennò mi salta la schedule e impazzisco. E niente, nessuno ha più un enigma per me, porca miseria, quindi andiamo. Quindi amici, detto ciò, io vi ringrazio di aver visto il video. Vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, lasciate like, commentate, fate quello che vi pare perché casa vostra è la casa degli enigmi. E niente, ci vediamo nel prossimo video, ciao!